Bentrovati tutti ad un nuovo network, un network che sarà un po' una sorta di prosecuzione di quello della scorsa settimana. Abbiamo sentito la scorsa settimana il presidente dell'autorità di sistema portuale Pino Musolino ed il sindaco Ernesto Tedesco sul via libera arrivato finalmente dal consiglio comunale alla realizzazione del marina yachting. Ed oggi andiamo invece ad entrare proprio nello specifico, a parlare di questo marina yachting. Quando potrebbero partire i lavori, quanto dureranno e soprattutto come cambierà il volto del porto di Civitavecchia, un po' anche di tutta la città. E lo facciamo con il presidente della Roma Marina Yachting e l'avvocato Edgardo Azzopardi. Ben trovato, avvocato. Buongiorno direttore, buongiorno ai suoi telespettatori. Buongiorno. Allora, so che lei ha visto il network della scorsa settimana, insomma, con il sindaco, con Musolino, che parlano di un'opera che cambierà il volto della città, che porterà turismo di qualità. Come? Beh, diciamo che la società che è stata fatta con il Principato di Monaco ci fa ben sperare, perché loro è evidente che hanno la domanda e noi in questo modo possiamo dare offerta. Ecco perché loro hanno deciso di fare società con noi. Quindi da questo punto di vista ci auguriamo, speriamo, insomma, siamo anche convinti che Civitavecchia diventerà un bel nodo di scambio per tanti turisti con belle barche, evidentemente, ecco, come quelle che lei sta facendo vedere adesso dai rendering, e quindi che potrà essere un porto all'altezza della città, delle presenze storiche e architettoniche che ci ospitano. Insomma. Questo è il ragionamento. Poi possiamo parlare di quello che è successo in Consiglio Comunale, quello che ancora deve succedere in Conferenza dei Servizi, e quindi quando auspichiamo di poter cominciare a realizzare l'opera. Ecco, c'era un po' non è ben chiaro perché da una parte il sindaco mi ha detto adesso dobbiamo trasferire tutti gli atti al Ministero e alla Sovrintendenza, il presidente Musolino invece ha parlato di una nuova conferenza dei servizi che deve prendere atto della decisione del Consiglio e mandarla poi al Ministero. Tecnicamente, che cosa deve succedere ancora prima di poter iniziare i lavori, insomma? Allora, è vero tutto in parte e non è vero niente di quello che è stato detto, nel senso che per essere precisi e poter dar modo a tutti quanti di capire lo stato dell'arte dall'iter amministrativo, oggi succede questo. Il Consiglio Comunale ha dato l'approvazione a dichiarare il sito dove verranno fatti gli uffici del Roma Marina Yachting di pubblico interesse. E ha dichiarato anche, perché quel sito aveva sopra un neo, come già ho detto in un'altra trasmissione con lei, c'era un neo dato al piano paesaggistico. Poi è cambiato il piano paesaggistico, questo neo è rimasto, quindi abbiamo fatto una procedura che ci permettesse di poter realizzare ugualmente questi piccoli uffici che non sono assolutamente invasivi. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che là sopra c'erano i silos. Quindi qui stiamo parlando di un ufficio della Roma Marina Yachting, peraltro assolutamente non invasivo, con tutti quanti i rapporti, nel senso della, ecco esattamente quello che sta vedendo, quindi cioè, si capisce da solo con quella passeggiata sopra per poter mirare tutto quanto lo spettacolo di queste barche che saranno inserite nel porto storico, quindi è una cosa importante. Detto questo, qual è la Dicevamo, procedura? la interrompo perché lo dicevamo anche nel punto della scorsa settimana con Fabiana Attig a proposito del voto che ancora non era stato dato dal Consiglio. Giustamente anche lei mi ricordava, dice, quella è una zona dove comunque c'erano i silos del grano che non erano certo uno spettacolo poco impattante o bello a vedersi. Cioè, quindi dice per gli uffici, dice però era un passaggio che andava fatto, il Consiglio Assolutamente. lo ha fatto, quindi possiamo guardare avanti, insomma. Io plaudo al lavoro del sindaco, del consiglio, degli assessori perché è stato un lavoro ben fatto. Quindi siamo arrivati al risultato. Ora, che cos'è che succederà? La delibera del consiglio comunale è stata già inviata al ministero competente, ovvero alla sovrintendenza. Deve essere convocata al più presto. Noi stiamo facendo dei piccoli aggiustamenti sul progetto per tenere conto dei rilievi fatti nella precedente conferenza dei servizi, in maniera tale che,
il RUP può immediatamente, dopo aver ricevuto queste carte, riconvocare la conferenza dei servizi che è stata sospesa per questo parere che non arrivava da parte della sovrintendenza per questo neo che c'era sul molo del bicchiere, e quindi speditamente si potrebbe, adesso la tempistica, se il comune mandasse, adesso non voglio esagerare nell'ottimismo, ma già alla fine della prossima settimana la convocazione che potesse essere fatta in tempi stretti, io credo che la conferenza di servizi si possa tenere da qui a un mese e quindi poi giungere speditamente a sedersi con l'autorità di sistema portuale, che è lei che deve rilasciare la concessione demaniale marittima. Quindi se tutto ciò potesse succedere, adesso vorrei essere molto ottimista, ma da qui ai primi di settembre, noi tranquillamente a ottobre potremmo dare inizio ai lavori. Ma attenzione, i lavori non potranno essere fatti su tutta quanta l'area allo specchio d'acqua, potranno essere fatti per gli uffici sul molo del bicchiere, per la sistemazione delle banchine che sono quelle che non investono la Sant'Eufanio, perché sulla Sant'Eufanio ancora ci stanno i mezzi tecnico-nautici che andranno via quando saranno finiti i lavori in Darsena Servizi. Però noi faremo tutte quante le opere propedeutiche in maniera tale che poi l'ultima cosa che sarà da fare è montare quel, se lei mi fa vedere il rendering, glielo indico, quel molo. La regia ci ascolta, magari se rimettono la foto. Ecco, brava. Questo qua, questo molo a T che si vede sulla destra nella parte alta in rosso, quello è l'ultima, perché quella è la banchina Sant'Eufanio, quella sì. È l'ultima cosa che noi dovremmo fare, ma potrebbe essere un lavoro veramente di pochissimo tempo se abbiamo predisposto tutto quanto il resto. Quindi, non lo voglio dire ottimisticamente, ma ritengo che se veramente riusciamo a iniziare a ottobre e i lavori in Darsena Servizi finissero come dovrebbe essere previsto a giugno dell'anno prossimo, noi nella stagione estiva del 2023 potremmo avere il porto storico di Civitavecchia con questo porto turistico all'interno e con anche iniziati, magari anche finiti, i lavori di sistemazione del molo del Lazzaretto, perché ricordiamo che là sopra dovranno essere investiti circa un paio di milioni rispetto ai 12-13 che noi mettiamo a disposizione dell'autorità portuale, non dovendo più fare i lavori in Darsena Servizi, perché sono stati cominciati con finanziamenti che ha ottenuto l'autorità del sistema. Poi ci saranno gli altri 10-11 milioni che dobbiamo ancora tirare fuori, ci sarà l'autorità del sistema per quali tipo di attività, di opere dobbiamo mettere a disposizione. Di sicuro c'è la riqualificazione, questo è stato detto anche in consiglio, del Lazzaretto, insomma delle preesistenze archeologiche che verranno comunque valorizzate e rese fruibili. Assolutamente sì, ma questo mi pare che sia un bene per tutti, soprattutto per la cittadinanza, ma anche per il porto, ma anche per il porto turistico, insomma questo è lo ritengo un valore aggiunto per tutti quanti. Lei ha una grande esperienza in fatto di porti. Io credo che un porto con delle vestigia romane come il nostro, cioè a due passi proprio dalle imbarcazioni, un bene archeologico così grande, non ce l'abbiano in nessuna parte del mondo, se non dico male. No, non dice male, dice assolutamente bene. Le presenze dei grandi architetti che dai tempi dei Romani, da Apollodoro di Damasco fino ad arrivare a Michelangelo, Bramante, Vanvitelli, Bernini, tutti quanti quelli che hanno operato in questa splendida città, in questo splendido porto, chiaramente sono un richiamo per tutti i turisti che verranno, ma ancora di più per tutti quanti i romani che potranno, e anche dalle altre città limitrofe, che potranno venire a fare una passeggiata, a fare una cena, a prendere un gelato e a guardare le barche che stanno inserite in questo porto turistico. Beh, credo che sarà un indotto importante per tutta quanta la città, oltre alla parte di lavoratori che andranno impiegati in questo porto, ma che ricordo sempre, siccome il porto sarà gestito dai porti di Monaco, perché io sì, la mia grande esperienza nella questione, loro ce l'hanno di più. Beh, loro è il loro know-how principale, insomma, quindi saranno loro che gestiranno. Io, come dissi in un'altra intervista con un suo collega, auspicavo che i giovani di Civitavecchia si formassero non solo con le lingue che saranno necessarie per poter dialogare con questo tipo di turisti, ma anche nelle
nelle attività a servizio della cantieristica, eccetera, eccetera, tutto quanto quello che servirà a queste barche importanti, senza che facciamo venire operai specializzati dall'Inghilterra piuttosto che per sistemare i motori o quant'altro. E poi sarà assolutamente auspicabile, ma ne abbiamo già parlato anche con il presidente dell'autorità portuale, e ne avevamo parlato all'epoca con il povero comandante Barone, anche cercare di fare una sinergia, non perché noi siamo interessati a farlo, perché è un lavoro che fanno altri, ma trovare un sistema per far creare una cantieristica specializzata qui a Civitavecchia a disposizione di queste barche. Insomma. E quello dovrebbe avvenire con i 50 milioni di euro della regione per iniziare i lavori della Darsena Mare Nostrum, che dovrebbero iniziare proprio con l'area dedicata al rimessaggio e alla cantieristica navale. Ne parlavamo anche con il presidente Musolino qualche giorno fa di questo. Un'ultima cosa, parlava di posti di lavoro che non solo verranno impiegati nel Marina Yachting, ma anche per quanto riguarda l'indotto. Se non ricordo male, voi avevate fatto uno studio di quanto occupazione avrebbe portato il Marina Yachting. Sì, adesso lei mi coglie impreparato perché non me lo ricordo più. Mi pare a occhio e croce che fossero 18 persone, ma veramente chiedo... 18, guardi, me lo ricordavo anche io, però poi c'è tutto l'indotto poi. Poi c'è l'indotto, ma l'indotto che sarà secondo me eccezionale per tutto quanto quello che ci sarà intorno al porto, ma veramente mi riferisco anche a piccole attività o medio piccole attività tipo bar, ristoranti, negozi, quant'altro, cioè questa è gente che quando arriva per sua natura, beati loro, non hanno problemi a fare il pranzo con la cena, quindi insomma potranno spendere. E io quello che ho sempre detto, e forse l'unico neo che ha Civitavecchia, cioè che ha una grandissima potenzialità, però bisogna che anche da parte dei commercianti ci sia l'offerta. Dici, come io adesso mi levo la giacca di presidente di Roma Marina Yachting e mi metto quella di presidente di Port Mobility, se vogliamo attirare, come giusto che sia, perché la città lo merita, turisti in città che vengono dalle navi da crociera piuttosto di passaggio per prendere i traghetti, bisogna che i commercianti si adeguino, non solo con le lingue ma con le aperture, cioè se noi qui all'ora di pranzo i negozi sono chiusi e i turisti girano e magari non c'è nessuno che li parla in inglese, in francese, in tedesco, in spagnolo, beh, secondo me qualcuno ne perde. Il turista poi magari allora per questo se ne va a Roma e non si ferma a Civitavecchia. Se qui ci fosse un commercio che per carità è di livello, ma fosse ancora più di livello e di qualità, io sono convinto che qui i turisti si fermerebbero. Civitavecchia ha tante cose belle da far vedere. Adesso con la creazione del Roma Marina Yachting, quando sarà finito, e con la sistemazione di queste opere storico-architettoniche, beh, ci sarà ancora di più da vedere. Quindi i commercianti, se si adeguassero a questo tipo di nuovo turismo, e in ogni caso al turismo in genere, per offrire qualche cosa di più, sono convinto che le cose anche a Civitavecchia andrebbero meglio. Questo è un discorso che io faccio anche sul giornale da una ventina d'anni. Qualcuno si è adeguato, qualcuno ha capito che va invogliato a spendere, va invogliato con aperture mirate quando si sa che ci sono. Ormai tutti i negozi hanno il cronoprogramma di quante navi attraccano quel giorno, quindi voglio dire, lo sai che c'è una determinata giornata che ci sono 6 navi e in proporzione ci saranno migliaia di croceristi che non vanno a Roma, magari fa il sacrificio, resta aperto all'ora di pranzo, però poi queste sono dinamiche diverse. E io la ringrazio, io più che ringraziarla vorrei poterle dare appuntamento per gli aggiornamenti. Io spero insomma che verrà convocata questa conferenza dei servizi il più presto possibile e che potremo risentirci per dire quando partiranno veramente questi lavori. Dottoressa Gazzellini, io credo che ormai ci sia, ma l'ho detto già da parecchio tempo e mi piace sottolinearlo anche adesso, c'è una ritrovata sinergia fra, come giusto che sia, fra l'autorità di sistema portuale e il comune. Il solo fatto che il presidente e il sindaco dialoghino in continuazione è una cosa importantissima. Quindi c'è una sinergia reale, e questa rinnovata sinergia e questo idem sentire che c'è fra i due, sono convinto porterà beneficio sia alla città che al porto. Il porto senza la città non potrebbe esistere, la città
potrebbe trarre e deve trarre grandi benefici dal fatto che c'è questo porto. E noi ci auguriamo che continuino sempre così le cose. Grazie all'avvocato Edgardo Azzopardi per essere stato con noi. Grazie a lei, direttore, buone cose e a saluti ai suoi telespettatori. E grazie a tutti voi, come sempre, che seguite il nostro network settimanale. A presto.